Comissione delle opere artistiche della nostra chiesa, di andare a leggere in occasione del Vescovo Romani che ci aveva presentato la sua parte. Ogni opera, y se le dio a su espíritu.
che non era indirizzato originariamente così, ma noi lo sentiamo da sempre così, no? Anche noi facciamo come chiamano, no? Tanto questo è quello che dico io, sono una chiacchierata in famiglia, non sono più il parroco, sono un buon uomo, no? Va bene, Ave Maria, piena di grazia. Allora, i tre fratelli erano padre e figlio,
che ecco, secondo la indicazione che probabilmente è stata data dal parroco di allora, la chiesa è antica, abbiamo detto, ma la chiesa come è adesso è dovuta a un parroco Valsecchi, che non era Don Andrea che avete conosciuto voi, ma era Don Giuseppe Valsecchi. Don Giuseppe Valsecchi ha avuto l'avventura di essere il coadiutore, era, non so se probabilmente coadiutore o cappellano, era una cappellania. Questo lì, quando c'erano gli antichi, è stato eletto parroco, ha avuto buon gioco perché conosceva già tutta la gente e siccome c'era il desiderio di rinnovare la chiesa era bassa, anche se in, si dice, si è tramandato, era in stile Thank you.
accanto attorno al, attorno alla Trinità noi troviamo riprese di quattro evangelisti, quattro evangelisti che hanno la famosa quadra sacra quadrica. Pero
La melodia di canto è stata scritta dal compositore francese Charles Cournot nel 1859. La pensò sovrapposta al preludio numero 1 in Do maggiore, dal primo libro del clavicembalo di Vincenzo Grado, composto da Juan Sebastian Bach circa 127 anni prima. La melodia nacque infatti da un'improvvisazione di un organo forte, trascritta dal futuro suono del sistema, e da cui venne fatto un arrangiamento per il violino e non forte di Arnaldo. Qualche anno dopo, Charles Leopold Hegel pubblicò una versione con i testi di Arnaldo che conosciamo oggi. Vedremo sempre, no? Allora,
anche se nella mentalità del tempo, come siamo così distanti, queste vengono delle chiese che passano proprio l'onore delle vie di città, che non è una cosa da poco, perché il mondo pagano non aveva nessuna vita se non era legata a un uomo. No? E invece così, ecco. Una scena che venga insieme.
l'agnello, il Signore Gesù e il, la Vergine, nonostante ciò, ho fatto
solo di un dramma, non crede che sono state provocate le virtù e un dramma. Devo dire che non so se la collocazione di tutte le mani mi sembra delle belle rese, anche se in modo molto tradizionale, di simboli, di queste tre virtù. Voglio dire che quando l'Eucaristia è del Novecento,
sappiamo chi l'ha fatto, non abbiamo informazioni. Sappiamo invece che il Bonfanti, che ha fatto questo grande quadro, ha rifatto, per la richiesta di Don Valsecchi, le visioni dalle finestre dell'ultima cena. E dovrebbero rappresentare, io vedo in fondo che lui vede che sarà un pilato, quello che si dovrebbe essere la verità. Non l'ho fatta io, thank you.
gli apostoli non sono potessi qui, allora sì, allora, la tradizione, teologica pittorica è questa. Allora, qui gli apostoli non sono potessi qui a ricordare tanto gli apostoli, ma quanto invece sono accanto al Daniele, e non è tanto l'indicazione evangelica di Giovanni Battista, ma è la rilettura dell'Apocalisse, per cui questo diventa, in questo complesso, diventa uno dei modi di rappresentare la Gesù del Cielo. La Gesù del Cielo è stata un desiderio espresso in tanti modi. Si sono fatti delle città addirittura pretendendo di cosificare quasi, no? questa speranza alimentata dall'Apocalisse. Ci sono state fatte delle chiese, trovando dei modelli che avessero soprattutto siamo nel Rinascimento, ma anche prima. E poi i modelli pittorici. Questo è uno dei modelli pittorici. Qui vediamo però, adesso dai, facciamo passare a tutti. Allora, possiamo fare passare tutti noi, è facile riconoscere da Giovanni Evangelista, non si vede bene l'Aquila, però è lo scrittore. Poi San Tommaso, uno dei simboli di San Tommaso è la squadra, lui che è la Cis. Thank you.
originariamente non era lì, ma era là, là fuori, sulla porta di quel soggetto che adesso è andata via la mia crisi. Possiamo parlare, sarebbe che la mia crisi non vuole che si vada là, e allora non so se proprio questo è il motivo, ma questo c'è la mia questo è dell'inizio del 500. È interessante per la divinità, ma è anche interessante perché ci porta una tipologia di pittura che è tipica della nostra zona. Infatti, noi vediamo che si muove verso, forse mi ricordate lì, si muove verso delle. Il sogno di Marco c'è però
c'erano questi cinque altari che avevano questi riti delle circolazioni fisse, eccetera. Allora io cosa fatto? Fatto un altare solo con una fava che includeva tutti i santi, noi vediamo Sant'Antonio dalla Barca Bianca. Thank you.
Thank you.